Benvenuto all'onorevole Salvatore De Meo, parlamentare europeo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo e candidato di Forza Italia nella circoscrizione centro per questa intervista con Euractiv Italia in questo ciclo che facciamo con tutte le liste per le elezioni europee. Onorevole De Meo, quali Buongiorno. sono le priorità per la prossima legislatura del vostro programma e ovviamente anche quindi della vostra candidata alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen? Buongiorno innanzitutto, io credo che le nostre priorità come Forza Italia all'interno del Partito Popolare Europeo sono quelle di garantire un'Europa credibile, quindi rafforzare questo processo di integrazione partendo dal basso, facendo in modo che alcuni degli obiettivi che sono stati tracciati in maniera chiara, e faccio riferimento a tutto quello che riguarda come transizione verde e transizione digitale, diventino praticabili, concreti e non soltanto teorici. Questo è un obiettivo che ci siamo posti, abbiamo anche posto all'interno del congresso di Bucarest, perché crediamo che questa legislatura che sta per terminare in alcuni momenti abbia avuto una deriva ideologica. Abbiamo bisogno di rafforzare l'Europa per affrontare sfide sempre più complesse e lo possiamo fare se convinciamo i nostri cittadini, il nostro sistema produttivo, che insieme possiamo raggiungere un determinato obiettivo. E lo dobbiamo fare anche rivedendo alcune regole del gioco, perché purtroppo il modello di governance che è attuale non garantisce una reazione tempestiva rispetto a delle emergenze, degli imprevisti che, così come è avvenuto per la pandemia o due scenari di guerra su cui l'Europa non ha potuto e non esercita nessun ruolo di pace, allora bisogna interrogarsi su come riorganizzare questo modello per renderlo sempre più corrispondente alle esigenze dei cittadini e di tutto il sistema produttivo. Ecco, la sicurezza sembra essere una delle priorità, forse la prima priorità del programma del Partito Popolare Europeo. Insomma, si capisce, visto che abbiamo due guerre ai confini dell'Europa, però non abbiamo ancora una politica di difesa europea. Cosa proponete in tal senso? Siete favorevoli al passaggio al voto a maggioranza qualificata in questi settori così cruciali? Innanzitutto credo che questo obiettivo lo è attualmente del Partito Popolare, ma i nostri padri fondatori avevano già individuato che il percorso da intraprendere era quello di arrivare alla costituzione di una difesa comune, di una politica estera, perché solo in questo modo l'Europa può sedere al tavolo che conta con altri player mondiali. Io credo che dobbiamo andare in questa direzione, quantomeno capire in che modo farlo. La proposta di voler istituire un commissario per la difesa sicuramente è un primo passo, ma poi sappiamo che tutto passa attraverso il reperimento di risorse finanziarie che ci permetta di affrontare la costruzione di un esercito comune e soprattutto una capacità difensiva che ci permetta di essere così anche all'interno del patto atlantico in cui noi ci riconosciamo, ma con una forza diversa. Io sono favorevole, Forza Italia ha votato a favore della maggioranza qualificata, anche se all'interno della riforma, della proposta di riforma dei trattati, questo principio non ha visto una maggioranza del Parlamento e questo conferma quanta resistenza ci sia da parte un po' di gran parte dei paesi a voler rivedere alcune regole che invece sono indispensabili. Se non rivediamo le regole, molte delle cose di cui stiamo parlando, soprattutto in questo periodo di preparazione alla campagna elettorale, non saranno realizzabili. E tra queste cose c'è anche la necessità di capire come finanziare non solo la difesa comune, ma anche le sfide che noi abbiamo posto, sfide che non possono sicuramente essere affrontate con le attuali risorse. Lo stesso Mario Draghi, che ha anticipato il report sulla competitività, immagina che le transizioni verde e digitali necessitino di risorse che non potranno che essere solo pubbliche, ma vanno mobilitate anche quelle private. E allora in questo c'è bisogno di riorganizzare anche quello che è il modello così finanziario perché possa essere in grado di poter accompagnare tutti gli stati nello stesso modo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ecco, in effetti con quel rapporto e anche con quello di Enrico Letta sul mercato unico si pone un po' il tema di completare il mercato unico da un lato e l'unione economica monetaria dall'altra. Quali sono le vostre proposte in tal senso e per che tipo di priorità da un punto di vista della politica economica europea? Noi dobbiamo prendere atto che la semplice istituzione della moneta unica, che qualcuno pensava essere stata esaustiva nel processo
di unificazione, non è assolutamente vero. Crediamo che ci debbano essere regole certe, ma che abbiano quella flessibilità che abbiamo tentato di portare all'interno della revisione del nuovo patto, che oggi permette agli stati, tutti, nessuno escluso, di poter così affrontare anche meglio eventuali difficoltà che sono magari impreviste al momento di definizione di alcune regole. Noi crediamo che ci debba essere un'unione dei mercati, c'è bisogno di completare questa architettura anche con una banca centrale unica che permetta veramente di fare delle politiche monetarie tali che contengano dei processi inflattivi come quello che stiamo vivendo e su cui Forza Italia ha espresso le sue riserve, in quanto crediamo che l'innalzamento dei tassi non è l'unico strumento con cui poter contenere un'inflazione che sappiamo essere determinata da fattori esterni al nostro sistema e dei fattori che dobbiamo prendere atto sono stati un po' così trascurati e che hanno visto poi arrivare improvvisamente una crisi che ci ha messo e ci sta continuando a mettere in estrema difficoltà. C'è bisogno di mobilitare le risorse private, lo diceva sia Enrico Letta nel suo rapporto, ma lo stesso Mario Draghi lo ha anticipato. Noi abbiamo una contribuzione che è ancora molto bassa, quasi l'1% circa del nostro prodotto interno lordo, e per ipotizzare e stimare delle risorse sufficienti per affrontare le nuove sfide, io credo che si debbano creare condizioni per abbattere anche quel pregiudizio nei confronti delle risorse private, che tra l'altro sono immobilizzate nei nostri conti correnti. In Italia e in Europa abbiamo centinaia di miliardi di euro che sono fermi, non generano economia, e su queste noi dobbiamo creare condizioni per cui, unitamente a quelle pubbliche, possano accompagnare questo processo di rafforzamento, di integrazione e di unificazione dal punto di vista finanziario. Su iniziativa della Commissione Affari Costituzionali che lei presiede, a novembre il Parlamento ha approvato una proposta complessiva di riforma dei trattati, volta a rafforzare le competenze e i poteri dell'Unione e anche a superare la regola dell'unanimità in alcuni settori. Qual è la vostra posizione al riguardo? Siete favorevoli alla convocazione di una convenzione di riforma dei trattati e come intendete perseguirla? Forza Italia è favorevole, ha votato a favore di quella proposta, che però purtroppo non ha avuto un'ampia maggioranza, e quindi il voto di novembre scorso conferma come a molte delegazioni, molti stati non hanno ancora così convintamente affrontato il tema di rivedere il modello attuale, che non è più corrispondente alle nuove realtà, che sono evidentemente modificate all'indomani di eventi globali come la pandemia, come due scenari di guerra che stanno impattando negativamente su tutti gli equilibri del pianeta. La proposta prevede la convocazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 48. Forza Italia si è dichiarata a favore, il nostro leader segretario Antonio Tajani ribadisce come la riforma dei trattati è uno degli strumenti con cui dare alla nostra Europa una nuova veste, una veste che sia tale da poter garantire a tutti condizioni di parità e di opportunità e di sviluppo. Questo è un tema su cui bisognerà aprire un confronto serio nella prossima legislatura, che ci auguriamo acquisti anche una configurazione costituente. Io, da Presidente della Commissione, ho rivolto più volte alle presidenze del Consiglio semestrali, quelle di turno, l'appello perché iniziassero una valutazione sulla nostra riforma, che è molto ambiziosa, non posso negarlo, ma l'ambizione serve anche arrivare ad un punto di sintesi, ad un negoziato, perché ci sono alcuni temi, per esempio quali siano le nuove competenze da affidare all'Europa, quali sia il potere di iniziativa legislativa, come superare il diritto di veto che alcuni stati inevitabilmente hanno utilizzato per negoziare al limite del ricatto. Allora, su questi temi vorremmo che ci fosse ovviamente un confronto per poter chiudere nella prossima legislatura un assetto completamente diverso che ci dia la vera possibilità di rilanciare il progetto europeo. Ora però il Consiglio europeo ha disatteso il principio di leale collaborazione tra le istituzioni europee e l'articolo 48 dei trattati non ha nemmeno messo all'ordine del giorno la convocazione a convenzione, come sarebbe richiesto dai trattati dopo l'approvazione da parte del Parlamento di una proposta di riforma. Vi impegnereste a non votare nessun presidente della Commissione proposto dal Consiglio europeo finché quest'ultimo non abbia convocato la convenzione? Ma noi abbiamo affrontato il tema, è chiaro che questa può essere una provocazione annunciata, ma non potrebbe essere praticata, perché altrimenti rischiamo
di avere lo stesso tipo di responsabilità. Ad un errore non si risponde con un altro errore. Bisogna saper utilizzare lo strumento della negoziazione, della credibilità, della convinzione. E io mi auguro che il prossimo Parlamento sia anche caratterizzato da forze politiche che vedono sempre più nell'Europa l'unica strada da percorrere, migliorandola. E il miglioramento passa attraverso la riforma. Questa idea, è una provocazione molto forte che conferma però come questo modello ci vede come istituzione eletta democraticamente dal cittadino, come essere la più debole tra le due, tra la Commissione e il Consiglio. Non è soltanto su questo fronte che il Consiglio non ha rispettato il principio di reciproca collaborazione, anche su altri fronti. Non è un caso che abbiamo attivato anche delle procedure, ipotizzando anche il ricorso alla Corte di Giustizia europea. Noi crediamo che dobbiamo continuare a dialogare, questa è la nostra modalità. Luogo l'Europa è il luogo della condivisione e non possiamo pensare di dover arrivare ad uno ostracismo, ad un diritto di veto, che è quello per il quale noi ci stiamo battendo che venga rimosso. Quindi mi va bene come provocazione, ma almeno la mia parte politica, Forza Italia, pur avendola ipotizzata questa soluzione, non intende sicuramente utilizzarla concretamente per non cadere nell'errore e di arrivare ad un ingessamento delle istituzioni che non possiamo consentire. Noi abbiamo bisogno di grande senso di responsabilità e facciamo appello a tutti gli stati perché la possano sviluppare. Certo, sarà la politica nazionale dei singoli stati che dovrà modificare l'approccio che finora ha avuto a volte delle spinte nazionaliste. Noi dobbiamo guardare ad un'Europa diversa dove c'è sicuramente una maggiore presenza dell'Europa e questo non significa rinunciare alla propria sovranità nazionale. Nel simbolo di Forza Italia c'è un esplicito riferimento al Partito Popolare Europeo di cui fate parte, e anche lei ora ha ricordato come la necessità di riformare l'Europa, di rafforzarla, di superare l'unanimità, che sono posizioni però molto diverse dai vostri alleati di governo in Italia, che sono contrari al superamento dell'unanimità e sono contrari anche alla riforma dei trattati. Infatti hanno votato contro al Parlamento Europeo sia la Lega che Fratelli d'Italia, che sono all'opposizione in Europa, a differenza di Forza Italia e Partito Popolare Europeo, che sono al centro della costruzione europea. Non c'è mai stata una maggioranza europea senza il Partito Popolare Europeo. Cioè, il suo appello in qualche modo è a un voto utile del centrodestra a favore di Forza Italia, in quanto unica forza di governo italiana che fa parte anche della maggioranza europea? Ma io prima di così, fare appello al voto utile vorrei che tutti conoscessero le regole del gioco. Lei ha fatto riferimento all'opposizione di alcuni partiti. Purtroppo non è così perché in Europa non esiste l'opposizione, esiste soltanto la maggioranza di governo che si costruisce intorno alla famosa nomina elezione del Presidente della Commissione europea. Dopodiché tutti gli attori al di fuori di quella maggioranza non hanno nessun ruolo se non nella parte finale di un procedimento che è bello che è definito da parte della maggioranza stessa. È normale, il Partito Popolare Europeo oggi addirittura viene visto in crescita e continuerà ad essere il primo partito con cui gli altri partiti dovranno confrontarsi. Non esiste un vincitore delle elezioni europee, esiste un partito che elegge più o meno deputati. Chi elegge più deputati avrà la responsabilità di dover guidare il tavolo della maggioranza, di dare delle indicazioni e di fare in modo che quelle indicazioni trovino il maggior numero di convergenza da parte degli altri gruppi politici. Noi siamo alleati in Italia con i nostri partiti di Fratelli d'Italia e di Lega, le nostre strade purtroppo per l'Italia si dividono in Europa in quanto confluiamo in tre famiglie diverse, di cui solo l'una europeista da sempre è quella del Partito Popolare. E da sempre è quella con cui gli altri gruppi politici, a partire dai socialisti, devono e si sono seduti per trovare dei punti di convergenza. Questi sono gli elementi su cui mi auguro che in questi giorni si possa far riflettere il cittadino che utilizzi il suo voto in maniera credibile, sapendo a che cosa va incontro. Perché gridare di aver vinto le elezioni in Italia piuttosto che in un altro stato, ma poi arrivare a Bruxelles e non poter esercitare nessun ruolo perché al di fuori di un accordo. Tra l'altro, alcuni di questi partiti ne hanno già annunciato di non voler minimamente sedersi al tavolo con un'eventuale indicazione data dal Partito Popolare, e su questo sapete che è una semplice indicazione, così come la volta scorsa la von der Leyen non fu la prima indicazione del Partito Popolare, ma fu Manfred Weber che però non venne
così accettato dagli altri gruppi con cui poi si è costruita la maggioranza. Voto utile a Forza Italia sì, perché è l'unico partito italiano che fa parte del Partito Popolare Europeo, quindi io credo che Forza Italia sia la voce dell'Italia in Europa e più deputati di Forza Italia saremo internamente al Partito Popolare Europeo e più l'Italia avrà la possibilità di contare sui tavoli che saranno chiamati a prendere decisioni non solo nella elezione dei vertici istituzionali, ma soprattutto di quelle che saranno le nuove strategie e mi auguro che la prossima legislatura voglia anche ritornare a considerare alcune delle precedenti strategie che evidentemente non ci hanno aiutato a far capire che l'Europa è una grande opportunità e che bisogna utilizzarla al meglio. All'onorevole De Meo per la sua disponibilità. Grazie a voi e buona giornata.